in un sindacato, in un partito. Siamo ancora qua. Questa è la mia dopo democrazia. Due ore. La loro non lo è. Non vogliono l'USB qual dentro. Qual è la differenza tra l'iscritto di USB e l'iscritto di un'altra organizzazione che sta dentro? Dov'è quella libertà, democrazia sindacale costituzionale? Dov'è? Certo che siamo diversi. Noi stiamo entrando adesso. Ci vedono come degli alieni che denunciano i ritmi spaventosi, infortuni sul lavoro, inquadramenti sbagliati. Non stiamo chiedendo privilegi, stiamo chiedendo quello che recita la legge. La cosa strana è che ci sono delle leggi che devono essere applicate anche con il manganello. Ci sono altre leggi che l'istituzione fa finta di niente. Dovrebbero essere questi contro chi macella la vita dei lavoratori tutti i giorni. Voi non state chiedendo nulla di più, state chiedendo dignità, diritti, rispetto. È impossibile che ci mettiamo seduti dopo una lettera, risorziato tutto, dopo un immenso lavoro dell'istituzione che ha avvicinato le parti, poi oggi, anziché qualcuno, e questo lo chiediamo con forza, un incontro alla prefettura, perché il lavoro di tutti non deve essere buttato all'aria. Non ci sono argomentazione, motivazione per stracciare questo accordo e per non farci fare un'assemblea. Abbiamo chiesto un'assemblea, cioè noi dovevamo fare un'assemblea dalle 10 alle 11, semplicemente un'assemblea. Loro sono i padroni. Da questa parte ci sono i lavoratori. Ma in questo paese la democrazia ci dice che c'è una parte terza. Questa parte terza deve essere con coscienza imparziale. Questa parte terza, che è lo Stato, che è l'istituzione, deve essere realmente una parte terza e imparziale. Anzi, quando ci deve proprio spostarsi dalla parte del giusto, dalla parte dei diritti del lavoratore, dalla loro salute, dalla loro libertà di scelta, perché è questo che dice la Costituzione. E tutti quelli che vedete oggi qua in divisa hanno giurato sulla Costituzione, perché è giusto che sia così.